cuore di fiabe da narrà. Venite con me nel mio mondo fatato per sognare. Non serve l'ombrello, il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me. Basta un po' di fantasia e di bontà. C'era una volta un pescatore così povero che spesso non aveva da mangiare né per sé, né per la moglie, né per i 9 figlioli. Il giorno in cui comincia la nostra storia, il povero pescatore, che si chiamava Abdallah, stava tornando alla sua capanna a mani vuote ed era preoccupatissimo. Dalla bottega del fornaio veniva un buon odore di pane fresco, ma il pescatore non aveva denari per acquistarlo. Ehi, Abdallah, perché non entri? Grazie, fornaio, ma... Entra, prendi quanto pane vuoi, mi pagherai domani. Grazie, fornaio. Senza la tua generosità, oggi i miei ragazzi avrebbero digiunato. Grazie al buon fornaio, il pescatore poté portare a casa il pane, almeno quello, perché il povero Abdallah, per 40 giorni di seguito, non pescò un pesce e il fornaio, per 40 giorni, sfamò lui e la sua numerosa famiglia. Tira, tira la rete, sciogli, sciogli le maglie, lancia, lancia nel mare. Spruzzi, spruzzi salati, onde, onde agitate, vento, vento che fischia. Devi tornare, 40 giorni senza pescare son lunghi da passare. E anche quel giorno Abdallah buttò sfiduciato la rete in mare, ma questa volta Abdallah si rese conto di aver pescato uno strano essere con il busto e la testa di uomo e con una lunga coda di pesce. Aiuto, pescatore, ti prego, lasciami andare. Ma dico, chi ti ha gettato in mare? Nessuno, io nel mare ci vivo e mi chiamo Abdallah di mare. Che strano, anch'io mi chiamo Abdallah. Ecco, sei libero dalla rete, scusami per averti pescato. Sei molto buono e generoso, Abdallah di terra. Meriti una ricompensa. Aspettami qui. Abdallah di mare si tuffò e quando ricomparve aveva un piccolo tesoro di perle e coralli. Abdallah di terra lo ringraziò e stringendo il suo tesoro corse verso la città e andò dritto filato dal suo amico fornaio. Fornaio! Fornaio! La fortuna si è finalmente ricordata di me. Per la barba del sultano, perle e coralli. Sei stato generoso e buono con me quando non avevo niente da mangiare, amico fornaio. Oggi sono lieto di offrirti un po' della mia ricchezza. Scegli. La mattina dopo, un'ora prima dell'alba, Abdallah prese una cesta e la colmò di ogni genere di frutta. E si avviò alla spiaggia per ricambiare il dono di Abdallah di mare. Si mise a chiamare a gran voce. Abdallah di mare! Abdallah! Oh, chi mi chiama? Sono io, Abdallah di terra. Ti ho portato della frutta. Che pensiero gentile! Pere, uva, mele, una squisitezza. Proprio la frutta più buona. Grazie, ma non dovevi. Aspettami qui. Torno subito. Quando Abdallah riemerse, la cesta era piena di pietre preziose. Abdallah prese il suo nuovo tesoro, passò dall'amico fornaio e gliene lasciò 3 manciate. Lasciò a casa il bottino e pensò di andare a venderne un po' per comprare del cibo. Si recò da un mercante. Mercante, vorresti comprare? Fai vedere. Oh, per il grande Maometto! E ne hai ancora di questa roba? Figurati, a casa ne ho una cesta piena. Davvero? Al ladro, prendetelo! È stato lui a rubare il tesoro della moglie del sultano! Il povero Abdallah fu preso, legato e trascinato fino al palazzo del sultano. Il mercante, impettito tra la folla, lo trascinava con una corda. Quando furono davanti al sultano... Sire,
Ecco il ladro. Che ladro, mercante? Quello che ha derubato vostra moglie. E che cosa hanno rubato mia moglie? Una bellissima collana. Schiavo, vai subito a chiamare mia moglie. E tu, mercante, come sai che la collana è stata rubata? Veramente, sire. A corte tutti lo sanno. E poi quest'uomo mi ha mostrato perle tanto belle che possono appartenere soltanto alla moglie del sultano. Una volta arrivata, la moglie spiegò che la collana non era stata rubata. Era stata persa, ma subito ritrovata. Ma allora tu, povero pescatore, dove hai trovato quelle perle meravigliose? E le altre pietre? Fammele vedere bene. Per la barba del sultano, chi te le ha date? Un mio amico, sire. Me ne ha regalato una cesta. Siete molto ricco, signor pescatore. Che ne direste di diventare mio visir? Abdallah fu immediatamente nominato gran visir. Felicissimo volle accanto a sé tutta la sua famiglia, senza dimenticarsi del suo amico fornaio, nominandolo suo consigliere personale. Per Abdallah cominciò un periodo felice. Era diventato grande amico del sultano e per di più una delle figlie del sultano se ne andava spesso a passeggio con il figlio maggiore di Abdallah nel giardino del gran visir. Il sultano e Abdallah pensavano già al matrimonio fra i due giovani. Abdallah non aveva dimenticato il suo benefattore del mare e ogni mattina, un'ora prima dell'alba, gli portava un cesto con la frutta più ricercata. I due spesso si fermavano a parlare, uno nell'acqua, l'altro sugli scogli. Questa è proprio bella, caro visir. Sapessi, Abdallah di mare, com'è simpatico il sultano. Dovresti venire qualche giorno alla reggia. Sarebbe bello, ma impossibile. Non posso vivere a lungo fuori dell'acqua. Il sole farebbe molto male al mio corpo. Morirei. La stessa cosa succederebbe a me se scendessi in mare. L'acqua mi entrerebbe nei polmoni e soffocherei. Niente affatto. Io posseggo un unguento che, spalmato su tutto il corpo, permette agli uomini di girare per il mare, dormire, camminare, mangiare, proprio come sulla terra. Mi piacerebbe provare. Vado a prenderlo, aspettami. Vai con comodo. Un viaggio in fondo al mare, fra pesce e alghe, chi non vorrebbe far? Un mondo verde e blu. Poco dopo si vide riafferrare dall'acqua Abdallah di mare, con aria trionfante. Abdallah di terra si cosparse di unguento e si tuffò deciso. Quando riaprì gli occhi, si accorse che l'acqua non gli dava alcun fastidio e poteva seguire senza fatica Abdallah che nuotava davanti a lui. Andarono così fino in fondo al mare. Vide pesci, stelle marine e le case degli uomini del mare, delle grotte in una parete rocciosa. Abdallah venne condotto alla presenza del re del mare. Costui, appena vide Abdallah di terra camminare sul fondo del mare, scoppiò a ridere. Come buffo! Guarda come si muove su quelle braccia di sotto! Non ha la coda! C'è poco da ridere. Quelle che voi pensate siano altre due braccia sono le gambe che tutti gli uomini hanno. Credete di essere belli voi con quella coda di pesce? A queste parole il re del mare si mise a ridere ancora più forte e Abdallah di terra si sentì molto umiliato. Abdallah di terra, accompagnato dal suo amico del mare, poté tornare in superficie. Abdallah di mare gli porse un dono del re del mare, un sacchetto di rarissime perle. Eccoti a terra nel tuo mondo. Da oggi, amico mio, non ci vedremo mai più. E perché mai? Perché io sono un uomo del mare e tu un uomo della terra. Tu, nonostante i nostri doni, non dimenticherai mai che il mio sovrano ha riso di te. La nostra amicizia non è più intatta come prima. Addio, Abdallah di terra! Abdallah di mare! Aspetta! Non andare via! Ma l'uomo del mare si immerse e non tornò mai più a riva. Anche se il visir, ogni mattina, tornava a ripetere invano il suo nome. Abdallah di mare! Abdallah di mare! Abdallah! Finisce così, questa favola breve se ne va. Ma aspettate, e un'altra ne avrete.
C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà.